Buongiorno, buon sabato e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'emergenza Covid. Perché? Perché il consigliere regionale Antonio Blasioli ha preparato una interpellanza per chiedere alla giunta regionale i motivi per cui l'utilizzo della workstation per le diagnosi da Covid-19 non ha portato ad un notevole aumento dei tamponi processati, tutti particolari nel servizio di Andrea Costantini. La workstation dell'ASL di Pescara avrebbe dovuto processare fino a 2.400 tamponi al giorno ed invece è quasi ferma. È la denuncia del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli che sulla vicenda ha preparato una interpellanza alla giunta regionale. Lo stesso Blasioli ripercorre la cronistoria del macchinario che, acquistato tramite delibera dello scorso 2 aprile al prezzo di 120.000 euro, avrebbe dovuto potenziare in maniera considerevole le diagnosi dei contagi da Covid-19 nella unità operativa complessa di virologia e microbiologia del presidio ospedaliero di Pescara, che è anche centro di riferimento individuato dalla regione Abruzzo per la diagnostica virologica da SARS-CoV-2. Dopo un periodo lungo di rodaggio, la workstation è entrata in funzione il 21 maggio. È indispensabile capire, fa notare Blasioli, perché usciti dall'emergenza non sia cresciuto il numero di tamponi lavorati dall'unità operativa complessa e perché solo a luglio si sia pubblicato un bando per le forniture dei reagenti che, se fatto per tempo, avrebbe consentito di effettuare una campagna sulla popolazione per capire come procedere. Con una delibera di maggio, prosegue Blasioli, la ASL di Pescara spendeva 550.000 euro per acquistare 20.000 test dalla OpenTrons da effettuare, secondo quanto ipotizzato dallo stesso direttore dell'unità operativa complessa Paolo Fazzi, a tappeto sul personale e i soggetti più esposti e sulla comunità. Non è difficile capire che tale quantità fosse sufficiente per un periodo limitato. Inoltre, la ASL ha indetto solo a fine giugno, con la delibera 782 del 26/6/2020, una procedura a evidenza pubblica per la fornitura di sistemi analitici e prodotti per diverse tipologie di esami destinati all'unità operativa complessa. Un atto per i reagenti, ma che autorizza anche una proroga per i fornitori attuali in caso l'iter si fosse concluso oltre la scadenza dei contratti. Perché, nonostante da maggio sia aumentata la necessità di effettuare un numero più ampio di tamponi, anche in virtù delle convenzioni in essere con la casa di cura Villa Serena e di quelle con la Pescara Calcio, stanti le potenzialità della workstation, non è parimenti aumentato il numero di tamponi effettuati? Mancavano i reagenti per le varie tipologie di esami? O il personale dell'unità operativa non era sufficiente a garantire i 2.400 tamponi ipotizzati? E infine, come ci si regolerà per il futuro? Certo è, conclude Blasioli, che non è possibile perdere tanto tempo e risparmiare risorse sulla prevenzione quando c'è di mezzo la salute della comunità. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, denuncia una situazione insostenibile al distretto sanitario di base dell'ASL a Montesilvano. Vediamo. Pettinari, siamo nei pressi del distretto sanitario di Montesilvano. Lei oggi denuncia delle problematiche che riguardano la struttura e anche gli utenti che si recano quotidianamente presso questo distretto dell'ASL. Sì, intanto siamo tornati qui per l'ennesima volta con la nostra consigliere Paola Ballarini per denunciare criticità enormi. Qui oggi è sabato, ma nei giorni feriali abbiamo una fila di 80-90 persone in attesa sotto al sole per poter accedere al distretto. Un distretto fatiscente, non a norma, con stanze piccole, anguste, dove infermieri, operatori sociosanitari e medici non riescono più a operare, fili volanti, addirittura qualcuno ci ha raccontato che si sentivano passeggiare anche topi sulla controsoffittatura, un distretto fatiscente che a mio avviso andrebbe chiuso e trasferito tutto nel nuovo distretto, perché qui il dramma qual è? Che in questo distretto paghiamo l'affitto, oltre 10.000 euro al mese di affitto. Poi c'è un nuovo distretto realizzato, inaugurato dal centrodestra un anno fa e non messo in funzione, perché la maggior parte dei servizi rimangono qui. Quindi noi chiediamo di ultimare immediatamente i lavori, perché qui ci hanno fatto una inaugurazione senza aver ultimato i lavori, è vergognoso, e di trasferire tutti i servizi in quel distretto. Poi qui dobbiamo registrare che tante branche specialistiche sono ancora sospese, non sono riattivate, tipo l'odontoiatria è chiusa, è sospesa, non sono riattivate, tante altre.
sono state riattivate parzialmente, perché mentre prima prendevano l'appuntamento uno ogni 20 minuti, adesso uno ogni ora, quindi immaginate come si allungano le liste attesa. Quindi faccio un esempio concreto: un cittadino che aveva programmato la visita 9 mesi fa, che se l'è vista sospesa per il coronavirus, viene qui, rischia di essere rimandato indietro perché non stanno riposizionando tutte le visite. Quindi tutto ciò che cosa causa? Che l'utenza inevitabilmente si reca presso il pronto soccorso, ingolfa il pronto soccorso, ingolfa i reparti e i nostri ospedali stanno collassando nuovamente. Questo è tutto il contrario di cosa dovrebbe fare la Regione. La Regione ha detto di voler potenziare la medicina territoriale perché qui si fa prevenzione, invece stanno lasciando in abbandono la medicina territoriale. Tutto poi entra in imbuto in ospedale. Questo è vergognoso, è la visione miope, quella che noi contrastiamo, di un centrodestra che in continuità col centrosinistra non ha fatto nient'altro che abbandonare il territorio, abbandonare la medicina territoriale, abbandonare la sanità. Cronaca adesso: aveva picchiato con un bastone l'avvocato Vincenzo Colaiacovo, tenendogli l'agguato sotto casa in via Carrese. La mattina del 27 giugno scorso Colaiacovo era finito in ospedale con gravi ferite al volto e alla testa. L'aggressore, un 75enne residente a Bugnara, dapprima solo denunciato, è stato oggi arrestato dai carabinieri di Sulmona su ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari. Le accuse per l'anziano sono lesioni pluriaggravate e molestie. I militari, grazie alle testimonianze acquisite e dall'esame delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza cittadina, non solo hanno ricostruito le modalità dell'azione e già nella giornata del 27 giugno sono arrivate ad individuare con certezza l'autore del gesto di violenza. Raccolto il quadro probatorio, hanno informato l'autorità giudiziaria, che ha condiviso l'attività investigativa svolta emettendo il provvedimento restrittivo. Secondo gli investigatori, l'aggressione ai danni dell'avvocato Colaiacovo sarebbe scaturita da questioni professionali. E adesso cambiamo argomento, andiamo in diretta in esterna a Francavilla al Mare, dove, devo dire la verità, saluto con un po' di invidia Paolo Renzetti, che praticamente è a pochi passi da un'acqua stupenda, insomma il sole splende. Perché Paolo? Perché questa estate 2020 è un po' particolare anche per chi deve salvaguardare, deve badare alla sicurezza di chi va a fare il bagno in mare. Buon pomeriggio. Esattamente, Jacopo, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori da Francavilla al Mare, presso lo stabilimento Baia delle Sirene, dove siamo ospiti per parlare con Cristian Di Santo, presidente della società di salvamento Lifeguard di Pescara, oltre che coordinatore della scuola italiana Cani da Salvataggio. Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito, Di Santo. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, un mare splendido, una giornata estiva, quanto di meglio è difficile davvero chiedere per quanto riguarda proprio questo sabato di quasi metà luglio. Oggi parliamo di salvataggio in mare, di quello che voi fate con la società italiana di salvamento. Alle nostre spalle vediamo un moscone, vediamo dei cani da salvataggio che sono in acqua e c'è anche la moto d'acqua qualche metro più in là. Esattamente, sono giornate all'insegna del divertimento dei bagnanti, ma anche da parte nostra all'insegna della sicurezza in acqua. Come potete vedere, ci sono i nostri mezzi nautici all'insegna della salvaguardia, anche i cani di salvataggio con il nostro impianto di salvataggio che si disloca in più di 60 postazioni su Pescara, all'insegna della sicurezza e anche del divertimento. Nel mese di giugno siamo partiti un po' con una certa tensione dopo il virus e dopo il Covid, anche perché ci sono state le nuove leggi che hanno emanato cambiando anche il soccorso balneare. Ovviamente i bagnanti sono stati anche all'inizio un po' tesi, ma devo dire che stanno rispettando tutte le regole in maniera significativa, non solo loro, anche stabilimenti balneari. Di Santo, come è cambiato il vostro lavoro, il lavoro degli angeli del mare nel periodo del Covid? Perché ovviamente questa emergenza un po' complica anche il vostro lavoro.
Esattamente, il Ministero della Salute ha suddiviso le fasi in due aspetti, il salvataggio. Uno è quello del soccorso in acqua. Il soccorso in acqua viene effettuato con il bagno di salvataggio, deve opportunamente mettersi una mascherina ed un boccaglio, poi c'è il recupero e c'è poi il soccorso a terra, dove il bagnino non deve toccare, quindi non deve assolutamente più effettuare la respirazione bocca a bocca, che tra l'altro non si fa più da tanti anni, ma deve usare il pallone ambu per quando riguarda la rianimazione, e deve usare anche l'ossigeno come medicinale per quanto riguarda il pericolante. Questi sono i due cambiamenti. Ci si avvicinerà al pericolante senza toccarlo, quindi passando un Baywatch o meno, ma tutto questo comunque si vede svanire se il pericolante è in una situazione molto grave, e allora lì si interviene, perché bisogna calcolare la gravità rispetto al rischio di poter prendere un virus, anche perché i nostri ragazzi appena dopo faranno degli esami e degli accertamenti. Ricordiamo che solo lo scorso anno avete effettuato 40 salvataggi in mare di persone che erano in pericolo di vita in tutto l'Abruzzo, perché voi, lo ricordiamo, operate su tutta la costa abruzzese. Fino ad oggi, fortunatamente, in questa stagione le cose stanno andando decisamente meglio. Purtroppo c'è stato un annegamento qualche giorno fa a Montesilvano a causa di un malore, ma per il resto dobbiamo dire che fino a questo momento le cose stanno andando bene da questo punto di vista. Assolutamente sì, noi operiamo in tutta Italia, ovviamente siamo molto concentrati sulla costa abruzzese. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto un incidente, una persona che ha perso la vita in acqua proprio a causa di un malore, probabilmente un infarto a Montesilvano. Per il resto sta andando tutto in maniera veramente, veramente regolare. La grande collaborazione poi con la Guardia Costiera per il progetto Mare Sicuro che abbiamo ogni anno, che la Guardia Costiera effettua sul tutto il litorale nazionale, e anche qui a Pescara, in Abruzzo, assieme a loro controlliamo quello che è e salvaguardiamo la sicurezza dei bagnanti in mare. Prima di coinvolgere Jacopo Forcella da studio, vogliamo spiegare brevemente come funziona il vostro soccorso appena scatta l'allarme per un bagnante in difficoltà? Assolutamente sì, il soccorso, il primo anello del soccorso ce lo dà il bagnino di salvataggio. Il bagnino di salvataggio, una volta avvistato il pericolante, si precipita, e mentre le postazioni ai lati chiamano i soccorsi, e nel caso in cui dovessimo avere la moto d'acqua nelle vicinanze o delle unità cinofili che passeggiano comunque su tutto il litorale, si avvicinano a dare una mano a quest'ultimo. Inoltre avvertiamo anche il 118 e la Guardia Costiera Pescarese, dove verranno anche loro in supporto a questo. Questo è quando riguarda tutto l'impianto del soccorso che c'è dietro una postazione di salvataggio. Ecco perché si parla di piano collettivo di salvamento, proprio perché c'è un team dietro il bagnino. Ovviamente vorrei ricordare quelle che sono le regole per un bagno sicuro. Certo. Come ad esempio, vi consigliamo sempre di fare il bagno in due, anche perché se io e te, Paolo, ci andiamo a fare il bagno, io sono in difficoltà, tu puoi darmi una mano o viceversa. Per le persone che non sanno nuotare non devono sorpassare i limiti di acque sicure, mentre sconsigliamo vivamente di entrare in acqua accaldati, che sono uno degli incidenti maggiori che abbiamo in mare, proprio perché entrando in acqua accaldati si ha uno shock termico dove si rischia di perdere conoscenza e quindi di conseguenza annegare. Jacopo, a te la linea. Sì, innanzitutto buon pomeriggio a Cristian Di Santo. Volevo chiedere se, insomma, per arrivare ad un estate ancora più sicura, coloro che si occupano di salvataggi in mare hanno dovuto procedere ad una formazione ulteriore per poi avvicinarsi alle spiagge, rispetto a come non avevano fatto fino, per esempio, al 2019. Buongiorno a te, Jacopo. Assolutamente sì, abbiamo avuto delle grandi difficoltà perché il lockdown è finito, come ricordiamo, il 18 maggio, ma già prima del 18 maggio eravamo dentro, diciamo, le nostre case a lavorare in maniera con i computer e con le nuove tecnologie. Stavamo già lavorando con la sezione centrale che è a Genova per mettere in piedi quelle che sono state oggi le attuali manovre di soccorso. I bagnini tutti hanno dovuto eseguire una formazione, un retraining apposita per questa nuova stagione balneare, e infatti hanno ricevuto tutti l'attestato per soccorritore di Covid 2020.
Poi un'altra curiosità che però riguarda probabilmente una specie di feedback che avete in queste settimane, immagino. Chiedo, ci si avvicina in maniera un po' più circospetta all'acqua rispetto a quanto non fosse stato negli ultimi anni? Cioè il bagnante entra in acqua solamente se strettamente necessario oppure a distanza di qualche giorno, di qualche settimana, oramai siamo in estate inoltrata, oramai c'è discreta sicurezza, ecco. Beh, assolutamente no. Devo dire che più passano gli anni e più i bagnanti sanno come comportarsi, sono sempre più educati rispetto agli anni passati. Sì, all'inizio c'è stato un po' di tensione, ma devo dire che in maniera molto educata i bagnanti stanno rispettando le regole e si stanno godendo questa stagione estiva che sta partendo veramente come non si aspettava. Ovviamente siamo ancora in una fase di ripresa, ma devo dire che i bagnanti sono contenti e hanno la voglia e l'amore di gustare il mare, quindi si stanno comportando bene. Prima Paolo ha citato il dato di... Sì, Paolo, dimmi. No, io avevo fatto avvicinare, scusami se ti ho interrotto, gli istruttori con i due cani, perché credo sia davvero uno spettacolo vederli proprio a qualche centimetro dalla nostra postazione, perché sono davvero dei cani spettacolari. Prego a te, sì. Jacopo. Sì, no, volevo chiedere quale, insomma, ecco, anche la possibilità di utilizzare i cani da salvataggio, insomma, è un'ulteriore sicurezza. Ci vuole spiegare un po' quello che fanno questi animali nel momento in cui viene chiesto un soccorso? Assolutamente sì, sono delle unità cinofili dove hanno delle postazioni fisse o anche delle postazioni mobili, quindi sono in ausilio alle attuali postazioni di salvataggio. E sono formate da unità uomo-cane, dove loro hanno un feeling pazzesco, perché ovviamente il cane e l'uomo vivono assieme in questo caso. C'è una grande formazione che fanno alle spalle, dura oltre 2 anni prima di poter essere brevettati ed essere operativi in acqua. È una struttura bellissima, perché è veramente emozionante vedere un bagnante in difficoltà e il cane subito si rende conto di quello che è il pericolo e va assieme al padrone, lo segue proprio. Non solo lo segue verso il pericolante, ma al ritorno, cosa bellissima, lo trasporta direttamente il cane. A volte il padrone, il conduttore non sta davanti il suo amico a quattro zampe, ma sta dietro, mentre in questo caso possiamo avere il Labrador che ritorna da solo portando un pericolante a terra. Fantastico, fantastico. Paolo, a te per la chiusura. Sì, intanto vogliamo di santo spiegare anche il vostro soprannome, Compagnia del Mare. Insomma, la vostra è una associazione che si dedica davvero anima e corpo 24 ore su 24 durante il periodo estivo alla salvaguardia dei bagnanti. Beh sì, è nata negli anni 90 ed è un servizio molto richiesto anche a livello nazionale, assieme anche alla nostra sede centrale, quindi è un'attività che ormai lo abbiamo nel sangue e ogni anno lo miglioriamo sempre più con quelli che possono essere e che sono gli ausili al salvataggio, assolutamente sì. Per chiudere, l'ultimissima, siamo quasi a metà luglio, la stagione è iniziata, come sta andando e quali sono gli auspici, soprattutto per il mese di agosto? Beh, noi prevediamo una maggiore affluenza per il mese di agosto rispetto a luglio. Abbiamo notato che le persone si stanno preparando e vogliono godersi questa stagione estiva, visto che siamo rimasti diciamo rinchiusi dentro casa. Quindi c'è questa voglia di vivere, questa voglia di fare da parte di tutti, nel rispetto anche delle regole, sicuramente sì. Noi ovviamente più ci sono dei bagnanti in acqua e più siamo tesi, ma questo è un nostro problema, non è un problema dei bagnanti. I bagnanti devono pensare a rispettare le regole e a godersi quella che è la stagione estiva 2020, che penso che ce lo ricorderemo a lungo. E dunque io ringrazio davvero di cuore sentitamente Cristian Di Santo, presidente della società di salvamento Lifeguard di Pescara Compagnia del Mare. Di Santo è tra l'altro anche coordinatore della Scuola Italiana Cani. Io ringrazio anche gli istruttori dei due cani che ovviamente sono stati al nostro fianco in acqua, i piloti delle moto d'acqua, ovviamente anche i bagnini sul Moscone. Ringrazio Roberto Pulimanti come sempre per l'assistenza tecnica. Da Francavilla al Mare, dallo stabilimento Baia delle Sirene, tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie Paolo, grazie a Cristian Di Santo, buon lavoro, speriamo che di lavoro, non me ne vogliono, ce ne sia il meno
il meno possibile. Noi rientriamo, continuiamo con il nostro telegiornale. La cooperativa sociale Aurora Valori e Sapori, gestore del parco di Villa De Riseis, ha presentato l'iniziativa Parco del Benessere con il Mercato delle Meraviglie, appuntamento settimanale con artigiani, artisti e aziende agricole del territorio. Previste altre iniziative, vediamo. Il lavoro più grande è, diciamo, la bomboniera del parco che abbiamo voluto regalare alla città di Pescara, è sicuramente il giardino sensoriale, un'opera importante, imponente, che abbiamo potuto realizzare anche grazie a diversi sponsor, in particolare alla Univet di Brescia, che 2 anni fa ha conosciuto il nostro progetto e l'ha abbracciato completamente. Il giardino sensoriale è un'opera unica, ancora oggi, io dico purtroppo, in Abruzzo opera unica, meta di tanti pellegrinaggi, di bambini, delle scuole elementari, ma anche di persone affette da Alzheimer o altre malattie di demenza senile. Veramente un'opera importante che invito a tutti a visitare. E poi c'è questo Mercato delle Meraviglie che avete presentato oggi. Sì, nell'ambito di un progetto di implementazione della gestione del parco, che si chiama il Parco del Benessere, abbiamo voluto portare all'attenzione della città di Pescara quello che secondo noi forse è un tema fondamentale: la rieducazione all'alimentazione. Come possiamo farlo se non dal vivo, se non facendo toccare proprio dalle mani dei bambini, delle persone, i prodotti della nostra agricoltura locale, quindi ritornare ai prodotti della nostra terra. Quindi ci sarà tutti i venerdì dalle 5:30 alle 10, almeno in tutta l'estate, poi vedremo in autunno, una serie di stand con prodotti della terra, ma anche artigiane, che faranno rivedere e riscoprire ai bambini e ai visitatori come si lavorava un tempo. Sicuramente il Parco de Riseis è un fiore all'occhiello per il nostro comune. Questa nuova iniziativa che porterà ogni settimana, ogni venerdì, dei mercatini, che sarà soltanto testimonianza di prodotti locali, soprattutto sarà il fiore all'occhiello per questo parco che già di per sé è un parco stupendo, vissuto molto dai ragazzini, dalle famiglie, dai nonni. Sappiamo benissimo che periodo abbiamo attraversato, però adesso rivedere questo parco vivo è una grande soddisfazione. Ci abbiamo lavorato molto, ma ci siamo riusciti. E adesso parliamo di sport, di calcio di Serie B, perché è cominciata con un pareggio l'esperienza di Andrea Sottil sulla panchina del Pescara. Avanti di 2 gol, i biancazzurri sono stati rimontati dal Perugia entro la fine del primo tempo, anche se le marcature degli umbri sono entrambe irregolari. La zona play-out adesso è a un solo punto. Non riesce l'allievo Sottil di battere il maestro Cosmi, finisce 2-2 all'Adriatico tra Pescara e Perugia in un match che ha regalato grandi emozioni, soprattutto nel primo tempo, con Fiorillo e compagni avanti di 2 reti prima della rimonta umbra. Ora la classifica inizia a far paura con la zona playout, distante appena un punto. Il neotecnico biancazzurro propone il Delfino con il 4-3-3, in difesa spazio a Zappa, Drudi, Bettel e Balzano, a centrocampo si rivede Palmiero, mentre in avanti c'è Pucciarelli al fianco di Galano e Maniero. Questo il Pescara schierato da Sottil. Il Perugia, dei tanti ex senza Sgarbi e Falzerano squalificati, risponde con il 3-5-2. Si parte agli ordini di Prontera di Bologna. Il Pescara, il primo a fondo, passa grazie ad un eurogol di Galano che mette la palla all'incrocio dei 30 metri. 13esima rete stagionale per il bomber pugliese, che riscatta qualche prova non brillantissima. Gli ospiti non ci stanno e si rovesciano in avanti. Al 14esimo Fiorillo dice no al colpo di testa di Melchiorri con la palla che tocca anche il palo. Al 16esimo l'ex Carrasco, raro per gli umbri, su azione forse viziata da un fallo ancora di testa in area, a divorarsi il gol del pareggio. Le squadre attaccano a buon ritmo con il Pescara che prova ancora a far male agli umbri, ma al 18esimo Galano parte sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Vicario e mette incredibilmente al lato con Busellato tutto solo a centro area. Gara che non lascia un attimo di pausa alle poche decine di persone presenti sulle tribune, con il Pescara che poi al 23esimo trova il raddoppio con il cross dalla sinistra di Balzano e la perfetta incornata di Maniero,
che non lascia scampo a Vicario. Pescara 2, Perugia 0. Sembra mettersi in discesa la gara per gli abruzzesi, anche se poi non sarà così, con il Delfino che continua così a spingere, non pago però del 2-0. I biancazzurri approfittano degli spazi lasciati dalla squadra di Cosmi e al 27esimo Vicario dice per due volte no agli avanti di casa con Pucciarelli e Maniero che falliscono clamorosamente il tris. Gara palpitante, visto che poi al 40esimo Mazzocchi in area abruzzese mette al lato di un soffio, e un campanello d'allarme, visto che al 42esimo Iemmello di testa dopo la traversa mette il pallone in rete in posizione che sembra di fuori gioco. Ma il veleno è nella coda del primo tempo, perché al 48esimo Buonaiuto in posizione anche questa dubbia, fa 2-2, incredibile ma vero all'Adriatico, con il primo tempo che si chiude così in parità. Nella ripresa avvio sottotono per i padroni di casa, ancora sotto shock dopo le due reti subite sul finale di primo tempo. I biancazzurri ci provano, al 12esimo Meunshai da prima del limite mette al lato, al 13esimo doppio cambio nel Pescara con Bocic e Crecco al posto di Pucciarelli e Palmiero. L'occasione più clamorosa capita al 15esimo al Perugia, con Crecco che rischia il clamoroso autogol con la palla che si stampa sul palo dopo il tocco di Fiorillo. Il match resta aperto con le due squadre che però rispetto al primo tempo tirano un po' il freno. Si arriva così al 33esimo quando Melchiorre se ne va sul filo del fuorigioco e davanti a Fiorillo mette però a lato. A 10 minuti dal termine spazio nel Pescara Bruno e Del Grosso per Memusciai e Balzano, con la formazione di casa che cerca di congelare il risultato. Non accadrà più nulla, parità con il pensiero che per i biancazzurri va alla gara di lunedì a Venezia. E ospite questa mattina nel corso dell'inaugurazione del palatenda di Pianella, il tecnico del Pescara Andrea Sottile è tornato sulla gara di ieri sera e ha parlato anche del legame che c'è tra il figlio Riccardo e la città di Pescara. Ma per me l'obiettivo principale è salvare la squadra e portare a casa la stagione e mantenere la categoria, che è una cosa fondamentale. Poi per il resto vedremo, non è nei miei pensieri. Certamente non nascondo che mi piacerebbe continuare, ci mancherebbe altro. Per me è un'occasione importantissima allenare il Pescara, consapevole che è una situazione abbastanza particolare, però sono venuto con grande determinazione, sono convinto che possiamo raggiungere l'obiettivo. Ieri poteva andare meglio, però siamo già pronti e proiettati per Venezia. Riccardo è molto legato a Pescara e sarebbe venuto ben volentieri, ma la Fiorentina ha fatto altre scelte, insomma. Quindi lui qui è stato veramente, veramente bene. Quando ero ragazzino e io queste strutture qua le sognavo, perché sono 74, quindi giocavo nella provincia di Torino, i campi erano in terra e alle volte anche in pietrisco, quindi complimenti a queste iniziative veramente, soprattutto per lo sport, che penso che sia bellissimo, aggregativo, formativo, e sicuramente vedere questi progetti è una cosa molto molto importante. Complimenti a sindaco e consiglieri veramente. Il campionato di Serie D inizierà il prossimo 27 settembre. L'Avezzano farà il possibile per prendervi parte, percorrendo le strade del ripescaggio e del ricorso al TAR. Ripescaggio cui la società può concorrere nonostante la penalizzazione subita due stagioni fa. L'Avezzano vuole la Serie D e il presidente Gianni Paris percorre le due strade possibili. Da un lato il ricorso alla giustizia amministrativa, dall'altro la domanda di ripescaggio. Abbiamo notificato e scritto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e martedì prossimo depositeremo, grazie all'aiuto di tutti, degli sponsor in particolare e dei collaboratori della società e del vicepresidente, la domanda di ripescaggio per riavere quello che ci è stato tolto ingiustamente, anche attraverso il ripescaggio eventualmente, che è la Serie 3. Ieri il TAR ha respinto l'istanza di sospensiva della delibera con cui il Consiglio federale ha ratificato la retrocessione della società marsicana, ma la partita si giocherà con l'udienza di merito del prossimo 27 luglio. Io credo che non ci sia nessun 1-0 a favore della federazione, ma credo che sia appunto un confronto alla pari, perché crediamo che
siano stati lesi gli interessi legittimi dell'Avezzano Calcio e come sostenevo c'è stato sia un danno economico che un danno legato a quello che è il maggior cosiddetto danno emergente, quindi ulteriori spese che si determinano da questa situazione che poi ci crea ovviamente sconquassi con una doppia iscrizione, perché poi nella settimana che sarà successiva faremo anche l'iscrizione in eccellenza, ma speriamo di non doverci neanche pensare troppo. Il presidente Paris poi replica alle voci relative all'impossibilità di chiedere il ripescaggio a causa di un presunto illecito relativo al caso Tortora, che comportò 3 punti di penalizzazione nel campionato 2018-2019. Noi abbiamo tutti i diritti di essere ripescati, perché il caso Tortora, quei 3 punti e quindi l'accordo economico federale rispetto all'accordo economico di diritto civile non rappresenta una ipotesi di illecito sportivo in senso stretto. Tutt'al più ci sarà una decurtazione di punti rispetto al nostro punteggio federale, che potrà essere di massimo 3 punti, ma di regola sono 2 nel caso in cui ci siano state penalizzazioni legate a mancati pagamenti. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.